Questo è il molto onorevole grido di combattimento del judoka. Grido misterioso, inspiegabile, che intimorisce l'avversario. Oppure serve a rianimarlo quando questi è svenuto a seguito di un atterramento. Infatti, così modulato, agisce sul nervo pneumogastrico attraverso il nervo dell'udito. Sono stato chiaro? Chiarissimo, onorevole maestro. Chiaaai! Grido di combattimento. E chiaaai! Grido pneumogastrico. Sì, insomma, per rianimare l'avversario. Molto bene. Allora passiamo ad un piccolo esempio. Deve avere un guasto al nervo pneumogastrico. Laura seduta. Bello. Laura al telefono. Metti giù. Laura che ritira la posta. E Laura per me. Tanto paga il giornale, no? Sì, ma non paga abbastanza. Senti, hai mai pensato al cinema? No. Male. Ci dovresti fare un pensierino. Sei meravigliosa. Tu andresti proprio bene al cinema stasera con me. Ho due biglietti per una prima. Ma tu sottovaluti Michelino Colnaghi, detto la pantera del teleobiettivo. Dai, usciamo insieme questa sera, Laura. Niente cinema, ti porto al bowling. Michelino, io con te al bowling ci vengo soltanto se mi prometti di fare il birillo. Ah, bene. E tu in cambio, che cosa mi prometti? Preferisci l'Ossuri come Gosci oppure l'Okure Shibarai? Beh, tutto quello che viene da te mi sta bene. Dico, ma che roba è? Okure Shibarai, sgambetto al malleolo esterno. Ma se vuoi che ti spieghi lo Tsurikomi Goshi? Ah, no, 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 sarà per un'altra volta. Salve, schiavi! Ciao, Laura.
Buongiorno, signorina. Ciao, Laura. Ma che bravi, già al lavoro, ma che bravi. Buongiorno, signor Feliciani. Buongiorno. È arrivata la notizia della solita rapina quotidiana? No, purtroppo no. Non disperi, le banche chiudono a mezzogiorno e mezzo. C'è ancora tempo. Ciao, bella, la sai la novità? Non dirmi che il capo mi ha chiamata. 3 volte, l'ultima strillata. E per forza, viene dalla gavetta. Ha cominciato facendo lo strillone. Tuffiamoci nella mondanità. Riuscitissimo il cocktail party in casa Mandrini Pistacchi. Successo indescrivibile dei giochetti organizzati dai giovani leoni della Golden Generation, tra i quali molto praticato il lancio della cassata alla siciliana. Applauditissima la signora Mirabelli Storti, la cui eleganza ha per motto una sola parola: semplicità. Non aveva cappello. Peccato. Solo il cappello l'avrebbe distinta da un albero di Natale. Firmato Laura Storm. Bella Prosine, garbata. Degna di Mattuè. Piacerà sicuramente quel gorillone che noi ci sforziamo di chiamare affettuosamente capo. Beh, che c'è, non si ride più? Eccoli i pecoroni. Basta nominare il babau per vedere nei vostri occhi lo spettro atavico della paura. Cavernicoli, non esiste il babau! Cucù. Buongiorno, capo. Come vedi, stavamo parlando di te. Ah, sì? Grazie. Bene, adesso per non disturbare questi stacanovisti della penna, vogliamo continuare il discorso a quattro occhi nel mio ufficio? Pardon, nella mia gabbia? Vieni, cara, vieni. O hai qualche prevenzione contro i gorilla? Io? No, no. Anzi, vengo subito, direttore. Bello, bello. Ottimo articolo. Buono, buono, buonissimo. Per un giornale umoristico! E non per un quotidiano come il nostro, serio, aggiornato, informato! È indipendente. C'è poco da ironizzare. Sì, signora, anche indipendente. Basta leggere questo per capire che l'hai fatto per dispetto. Perché? Perché sono stufa di scrivere le solite stupidaggini! Stupidaggini per te, ma non per la gente. E non parlo di quella che frequenta i cocktail party, parlo dell'altra, di quella che non ci andrà mai. Sentiamo che cosa vorresti fare. Per le cose più serie, più impegnate. Ci sono inchieste da fare, ci sono particolari aspetti della cronaca nera. Sì, sì, furti di automobili, bravate di Teddy Boys, mondane accoltellate, vecchiette scippate, la solita roba già scontata, già fatta, niente da scoprire. Questo lo dici tu. Ma basterebbe grattare il pancino alle piccole notizie per far nascere un vespaio. Lo sai che nella nostra città spariscono ogni anno 200 ragazze di quelle che lavorano nei night? Mi sai dire dove vanno a finire? Negli altri night. A Torino, a Genova, a Roma, a Venezia, no, a Milano, che ne so io? No, mio caro, no, spariscono. Così. Ma se tu facessi un giretto nei locali malfamati del Medio Oriente, ne troveresti qualcuna e neanche tanto soddisfatta. Ecco un'indagine che potrei fare io. Sono donna, nessuno è più adatto di me. No! Ma perché? Da sentire.
Quante ragazze hai detto che spariscono ogni anno? 200. Bene, non voglio che diventino 201. Punto e basta. Quante paure, quanti scrupoli. Cosa credi che non saprei cavarmela? Tu non sei Lemmy Caution. Questa non è l'America dei libri gialli. Ricordati, per favore, che la tua affascinante e tempestosa firma Laura Storm l'ho inventata io. Cerca di ricordare ogni tanto che nella vita ti chiami Laura Perrucchetti. Perché non ti sposi? Perché sono innamorata di te e me ne hai fatto passare la voglia. Dimmi, Laura Perrucchetti, ti piacerebbe fare una gita sul lago di Como? Qualche giorno a Villa d'Este? Come no? È fantastico, ma dici sul serio? Certo. Il tempo di fare un salto a casa e prendere il necessaire. Brava, brava gioietta. Allora, per favore, nel necessaire metti anche questa tessera personale d'invito che ti consentirà di fare un servizio sul congresso internazionale d'alta moda che, guarda caso, si inaugura proprio oggi. Sei un mostro! Ma non finisce qui! Vada, Perrucchetti, vada! No! Ecco Rossana, che indossa Alienazione, un sofisticato modello da cocktail in chiffon nero. Fernanda vi propone un gran soirée in broccato bianco. Il modello si chiama Evasione. Tilde vi presenta Dayadera, abito da sera in cadì nero con casacca in gel e paillette. Ed ecco Anna, in cadì rosso e Valenciennes rosso e argento. Il nome del modello è Rubino. Piacere! Finalmente anche la povera Daddy De Carlo avrà un servizio come si deve. Ha visto quanta bella roba? Veramente, sembra di stare a Parigi. Mi prende in giro o vuole insinuare? Tutti questi modelli sono usciti da qui. Ce l'ho messa tutta, mi creda, sono veramente sfinita. Ah, non lo metto in dubbio, ma sarà soddisfatta, c'è un bel pubblico, no? Ah sì, ci sono tutti, e gente del mestiere, sa, specialmente gli americani. Quelli comprano un modello esclusivo, lo ficcano in una macchina, esatto, in tutte le taglie, lo riproducono in serie. Ha afferrato la raffinatezza. Americani, ha detto. Anche quella signora là con quella borsetta sulle ginocchia. Ah, l'ha notata anche lei. Ma mi dica se è possibile. Una borsa di quel genere qui, a un defile. È la fine del mondo con tutti i miliardi che ha. Conosci? E chi non conosce Barbara Singleton? In America è detta legge.
a una catena di grandi magazzini che riducono la moda alle più basse conseguenze. Non per niente si chiama Barbara. Ha cominciato facendo le ballerine a Las Vegas. Dopo si è messa in proprio. Aveva $150 in banca quando ha conosciuto Mr. Singleton. Hanno fuso i loro cuori e i loro capitali. Lei ha messo $150 e lui parecchi zeri. Mr. Singleton? In partino. A 70 anni una grande passione può essere fatale. Capisco, il classico matrimonio d'amore. Ma viene spesso in Italia? È sempre qui. Ha una villa a Portofino e un'altra qui vicino al lago, molto bella. Sembra un castello con un grande parco. Ci vado questa sera. Una festa per pochi intimi, tutti del giro dell'Alta Molla. E non potremmo andarci insieme? È impossibile, niente giornalista. Ecco che se ne sta andando. E quel signore lì chi è? Quello? Quello è Mike Mulligan, il suo segretario privato. Privato? Molto, molto privato. Accidenti, come ha fatto tardi. Mi scusi, ma devo andare a telefonare il pezzo al giornale. Mi raccomando l'articolo, ma niente pettegolezze, per favore. Li odio. Non si preoccupi. Sì, cosa c'è adesso? Ah, sei tu. No, non mi dispiace, figurati. Ma com'è che non passi il pezzo agli stenografi? Cosa, niente pezzo? Perché? No, non mi interessano storie di contrabbando di modelli. Voglio il pezzo per la pagina della donna, chiaro? Calmati e stammi a sentire. Ho per le mani un colpo formidabile. Finora si è sempre soltanto parlato di contrabbando di modelli. Questa invece è la prova, la realtà. L'unica realtà è il tuo licenziamento se non mi porterai il pezzo. Ci siamo capiti? Non scrivo un fico secco. E licenziami pure se ti fa piacere. Ma quando avrò in mano tutta la storia, sarai tu che verrai a pregarmi in ginocchio per averla. Ti saluto! No, cara. Verrai tu in ginocchio a chiedermi un posto da fattorino, da inserviente, da donna delle pulizie. E io non... Pronto! Pronto! Ma questa la devo rifilare a qualche concorrente. I don't believe. Hello, Mattacchioni, finalmente siete arrivati. Oh. Mattacchioni? Oh, it's very, very nice girl. Human relation? Oh, yes, molto human e poco relation. What the hell is that with us? Ecco, e voilà.
Vai, vai, arrivederci! Arrivederci! Io dico che la devi smettere con questa stupida mania di fare la fotografa clandestina. E poi non capisco che utile te ne venga. Sì, hai ragione. È una stupida mania. Un gioco d'azzardo. E oggi mi posso permettere anche questo piccolo brivido. Soltanto non devi dimenticare che questa stupida mania un tempo mi ha reso fior di dollari e mi ha fatto diventare quella che sono. Sì? E il caro istinto chi era? Babbo Natale? Ti proibisco di parlarmi così. Altrimenti mi potrei ricordare che, dopo tutto, sei un mio dipendente. Ah, la mettiamo su questo tono. Bene. E allora considerami unicamente sotto questo aspetto e dimentica tutto quello che c'è stato tra noi. D'ora in avanti sarò soltanto il tuo segretario, signora Singleton. Mike, ti proibisco di parlarmi in questo modo. Appiantala! Mi hai stancato. Siamo senza fisico, giovanotto? Ha provato con le vitamine? Oh. What's your name? Tuo nome, baby? Lauretta, Lauretta Chiafretta. Oh, vale Lauretta Chiafretta. Oh, marvelous. Wonderful name, Chiafretta. So we go to drink. No, ma chi è inventato? Oh, honey. Mangiato e bevuto. Oh, yes! Oh, sorry, you smoke? No, thank you! D'accordo, ne riparleremo. Ai bei tempi, se una donna avesse detto ne riparleremo, prima che lo dicesse l'avrei strozzata. Operazione difficile. Dovevi essere molto bravo. Comunque una cosa è certa. La donna è diventata insopportabile, pesante, odiosa. Beh, se vuoi si potrebbe tornare al sistema dei bei tempi.
E cercavo la toilette. Al piano di sotto. Ma le consiglio di mettersi la pelliccia, in questo corridoio tira una brutta aria. Fa molto caldo. Comunque, grazie dell'informazione, buon uomo. E cos'è tutta questa fretta? Dei poliziotti? Signorina, nessuna notizia della pazza? Nessuna, direttore, forse dormirà. Insisto ancora? No, lasci perdere, chiamo io. Laura Storm dell'Eco della Notte. Sì, Laura Storm, la giornalista. È stato commesso un delitto a Villa Singleton. Sì, hanno assassinato la padrona Barbara Singleton, la miliardaria. Come? No, 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 non mi muovo, vi aspetto qui. È il bar della stazione di servizio all'incrocio con la statale. Fate presto! Dell'alba, quando le nebbie si diradano, l'acqua è bassa e chiara, e il salmofario famelico esce dalla sua tana a boschettare in superficie. Chi è? Sveglia, ragazzo, le trote ci aspettano! Maledette, quando è che la finiranno di aspettarci? Che vergogna, vergognati, alla tua età! Sono nell'età dello sviluppo e devo dormire. Appunto, chi dorme non piglia pesci. Poi li può sempre comprare al mercato. Come non assomiglia alla buon'anima di tua madre, quella santa donna. Lei sì che era una pescatrice. Lo credo, ha pescato te. Brutto villano! Diva, ma cosa fai? Ti vesti senza lavarti? Se no mi sveglio. No! No, ti prego, no. Rispondi tu. Pronto. Casa del commissario Ferretti.
Sono il figlio. Deve venire d'urgenza. Grazie, mi spoglio subito. Pronto? Ma non faccia dell'umorismo e mi dica che cosa c'è. Accidenti, non ci voleva. Sì, venitemi a prendere. Tra 5 minuti sono sotto il portone. Oh. Papà, sapessi quanto mi dispiace. Sapevo che fosse carnevale. Cos'è questo scherzo? Vuole spiegarsi? Commissario Ferretti, squadra mobile. E le garantisco che non sono qui per scherzare. Non capisco. Capirebbe meglio se le dicessi che in questa casa è stato commesso un omicidio. Omicidio? Allora è veramente uno scherzo. E chi sarebbe il caro estinto? Barbara Singleton. E su annegata nel bagno l'ho vista io con i miei occhi. Questa poi. Comunque, se la signorina vuole essere così gentile da guidarci sul luogo della tragedia. Con piacere. Prego. Come se fosse a casa sua. Pardon. Vuole farci strada? Sì. Eccoli qua. Avete la chiave? Non ho il piacere. Mike, vorresti? Sì, signora. Il commissario Ferretti è la fata dei bambini. Quella che racconta le favole. E questa è la signora Barbara Singleton. Vi ringrazio della visita, ma non capisco. Posso? Faccia pure. Troverà un po' in disordine. La signorina sostiene che in questa stanza da bagno, non più tardi di un'ora fa, c'era in questa vasca il corpo di Barbara Singleton morta. No, è troppo divertente. Non avrei mai sperato che uno scherzo in famiglia potesse attirare tanta gente importante. E quella la persona che lei avrebbe visto nella vasca? Sì, direi di sì. Direbbe o dice? Dico. Allora, debbo constatare che come cadavere ha un ottimo aspetto. Mi volete spiegare? La causa di tutto è Joe. Joe è lui, il nostro uomo di fiducia. Legge quintali di libri gialli. Si crede un duro. E vede misteri e delitti dappertutto. Un hobby come un altro. Come dite voi... è un po' fissato, ecco. E allora? E allora volevamo fargli uno scherzo. La signora si è prestata al gioco, un bagno vestita e voilà. Poi è arrivata la signorina e ha guastato tutto. Appunto. Grazie, ho capito. Non mi rimane che farvi le mie scuse. Credo che sia meglio andare, vero signorina? Sì. Lo credo anch'io. Signora. Scusi. Appunto. È un po' ingombrante. Signorina!
Commissario, io faccio un saltino al giornale. No, lei un saltino adesso lo fa con me, ma in questura. No! Ci sono parecchi punti oscuri da chiarire e qualche conto da regolare. E no, cara signorina, non si deve pescare in acque torbide. Io preferisco le acque chiare. E non mi vengo a parlare di vermicello, di moschetto e di piombo lungo. Il cucchiaino ci vuole in acque rapide. Si lancia a monte e si recupera a valle. Questa è pesca. Sì, sì, d'accordo. Ma la dinamite? Psst, pum! E tutti i pesci che galleggiano. Che galleggiano. Appunto. Volevo dire, lei è sicura che la Singleton fosse morta? Sicurissima, gliel'ho detto. Ci pensi bene? Per quanto tempo lei è rimasta in quella stanza da bagno, signorina... Perrucchetti? Laura Perrucchetti. Appunto, Perrucchetti. Beh, non saprei. Poco, al massimo un minuto. O forse meno di un minuto. Diciamo 30 secondi. Chiunque può resistere 30 secondi senza respirare. Ma che ne so, ma come facevo a guardare l'orologio? Fuori bussavano. Me la sono squagliata dalla finestra. Ma se era uno scherzo, scusi, perché mi sono corsi dietro? Perché secondo lei una sconosciuta che non invitata si aggira curiosando in casa altrui, si chiude nel bagno, scavalca una finestra e salta dal primo piano nel giardino, sarebbe una persona normale? No, gliel'ho già detto, commissario, la poverina ha avuto un'infanzia difficile e complessata. Ma sì, questo lo capisco. A volte lo sviluppo... Ma cosa mi fa dire? Signorina, mi vuole almeno spiegare perché è andata in quella casa? Cosa diavolo stava cercando? Niente. Io faccio la cronista mondana. No, no. Non le creda, sa? No, no. La giovane pazza cercava il grosso colpo giornalistico. Contrabbando di modelli di haute couture. C'è da morire da ridere. Pare che qualcuno fotografasse di nascosto i modelli mentre sfilavano. Eh no. Prima un omicidio che è uno scherzo, poi uno scherzo che non è omicidio ma contrabbando. No, signori. A questo punto dico basta. E lei, signorina? Perrucchetti. Appunto, Perrucchetti. Ringrazi l'amicizia che mi lega al suo direttore. Perché a rigor di logica qui ci sarebbero gli estremi per trattenerla. No! Ma consideriamo chiusa la partita. Lei se ne torni a casa sua e faccia in modo di non capitarmi mai più tra i piedi. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Perciò, a Nanna, eh? D'accordo. E lascia che le indagini le facciano i poliziotti, che ti importa? Tu vattene a Nanna. Ma a Nanna, eh? Dormire, chiaro? E dove vuoi che vada? Sto in piedi per scommessa. Buonanotte. Buonanotte. Ehi, un momento, la mia borsetta. Scusa. Che strana borsetta, non te l'avevo mai vista. Me la presti? Perché? Perché ci voglio fare un po' di parole incrociate prima di addormentarmi. Come al solito non capisci niente. È un modello americano, stupido! Matta! Ciao. Ciao.
Certo che la Valle dei Pioppi ormai ce la possiamo scordare. Faremo l'alba a metà strada. Si potrebbe sempre tornare a letto. Leggo sul tuo volto pieno di efelidi e di idiozia l'inutilità di averti messo al mondo. Cammina, fulmine! No, ti prego, no. Dimmi che quell'arnese infernale non sta suonando. Non solo sta suonando, ma insiste. Pronto? Sì, sono io. Cosa? No, no, vengo con la mia macchina. Non perdete le tracce. Papà, leggo sul tuo volto pieno di baffi e di burocrazia che anche questa volta siamo andati in bianco. C'è poco da ridere, voi altri. Thank you.
Ho paura. Ho paura. Perché mi sono prestata a questo orribile gioco? Dobbiamo andarcene, Mike. Prima che sia troppo tardi. E brava. Andiamocene subito. Così finiamo dritti nelle mani della polizia. Ma perché non vuoi capire che nessuno potrà mai immaginare quello che è successo? Ora tu sei Barbara Singleton. Non sei più Evelyn, la sua povera dimenticata gemella. Guarda. Guarda. Guarda! Stessa bocca. Stessi occhi. Stessi capelli. Stesso sangue. Che cosa abbiamo fatto? Quello che era nei patti, no? Per questo ti ho fatto venire dall'America. Ma perché mi metti i bastoni tra le ruote adesso? Sì, è vero. Volevo vendicarmi. Volevo avere quello che Barbara mi ha rubato. Quello che doveva essere mio. Ma non volevo che morisse. Ma come? Proprio tu parli così. Ma non ricordi tutte le porcherie che ti ha fatto? Ma non ricordi le umiliazioni, le angherie subite? Allora, quello che mi hai detto a San Francisco non era vero. Allora mentivi. Come non era vero? Eravamo la più applaudita coppia di ballo d'America. Si parlava di noi come delle nuove Dolly Sisters. Successo, applausi, quattrini. Quando Barbara si accorse che tra me e Bill Singleton c'era del tenero, fece di tutto per portarmelo via. Ci è riuscita. E con lui ha sposato il petrolio di mezzo Texas. Non mi stupirei se anche la morte di Bill fosse opera sua. Ma ucciderla! Ucciderla! No, no! Piantala, Evelyn! Piantala! Questi strisci! Ora sei ricca, invidiata, potente. Ora sei Barbara Singleton. La miliardaria Barbara Singleton. Questo è il tuo momento, afferralo. Hai accanto a te un uomo che ti ama. Un uomo che ha fatto tutto questo per te. Per dedicarsi a te tutta la vita. E sarà una vita felice. Capo, noi siamo pronti. Allora, date alla cara estinta la sepoltura che si merita. Funziona.
dove sei. Va bene, ma non crediate di farla franca. Prima o poi qualcuno si accorgerà della scomparsa di Barbara Singleton. No, mia cara, Barbara Singleton sono io. E nessuno potrà mai provare il contrario. Fin da bambina la gente ci ha sempre detto che eravamo come due gocce d'acqua. L'unica che potrebbe darci fastidio è lei, cara Piccanaso. Ma il lago di Como è profondissimo. E può sempre accadere che una macchina guidata da una bella ragazza, magari un po' sbronza, vada a finire sulla melma del fondo. E se per caso con lei trovassero un altro corpo femminile? Si tratterebbe certamente di Evelyn, la sorella gemella di Barbara Singleton. Non ve la caverete. Esistono anche i medici legali e le autopsie. Sfido qualsiasi medico legale a dipanare la matassa. A negare in una vasca da bagno in un lago non fa differenza. Come vede, tutto quadra perfettamente. Meno il particolare trascurabile della mia presenza. Sulle mani! Altro passo, commissario, le buco la bambola! Butti giù la pistola! Ha visto che bella nidiata di frugoletti, commissario? Dia un'occhiata là dentro. E poi c'è chi non crede all'amore fraterno. Signori, non voglio trattenervi più a lungo. Le nostre macchine vi aspettano alla porta. Male. Peccato che non sappia cadere. Ancora una volta pericolosamente cerchi l'amore di Laura Stone, però se ti illudi che accada facilmente non conosci Laura Stone. Ancora una volta vuoi fare l'imprudente, credi al sorriso di Laura Stone, però se la baci sei proprio un incosciente. Non conosci Laura Stone. Se languidamente ti apre le braccia, non ho pensato, ragazzi ce l'ho fatta. Improvvisamente, siccome è tutta matta, ti agguanta e provo un colpo di judo. Oh oh. Ancora una volta pericolosamente cerchi l'amore di Laura Stone. Fa ciò che ti pare ma non capisci niente, ami il tipo Laura Stone. Se a mezzanotte tu pensi che è sola, non tentare di andare